Iniziare questo incontro. Come Aia Lombardia abbiamo pensato un momento di confronto e, come dire, di discussione su una tematica che secondo noi ci sembra abbastanza interessante, perché lo verifichiamo giorno per giorno nella nostra sede, perché ci telefonano diversi giovani e diverse persone che vogliono iniziare delle attività di agricoltura biologica e, guarda caso, la prima domanda che fanno è capire se i piccoli frutti possono essere un, come dire, il viatico per cominciare un'attività legata all'agricoltura biologica. Per cui abbiamo pensato, facciamo una discussione all'interno dei nostri soci, dei nostri tecnici e delle persone che girano attorno a IAB, per capire se è possibile organizzare, diciamo così, dei momenti di discussione, dei momenti di organizzazione per i produttori che esistono sul nostro territorio. Questo perché abbiamo anche verificato che sul territorio, nella fascia pedemontana, quindi diciamo nella fascia che va da Varese a Bergamo, Brescia l'abbiamo lasciata un po' fuori, però in questa fascia pedemontana abbiamo verificato che esistono decine e decine di piccole aziende che hanno tra le loro attività quella dei piccoli frutti di bosco. Chi lo fa in modo unico, nel senso che si dedica esclusivamente a questa attività, chi lo fa invece come forma integrativa, perché come sapete i piccoli frutti di bosco rappresentano una forma per integrare il reddito dell'azienda. Quindi abbiamo pensato, proprio per questo motivo, di fare questo momento, che poi sarà seguito a novembre con un altro incontro che faremo anche con degli esperti, con delle persone di Regione Lombardia, perché vogliamo verificare se è possibile organizzare sul territorio una aggregazione di questi produttori per far sì che dal punto di vista sia produttivo, dal punto di vista della commercializzazione e dal punto di vista anche, come dire, della commercializzazione, è possibile organizzare un momento di confronto. Chiaramente, se questa ipotesi avrà i piedi, cioè avrà la possibilità di camminare, noi la faremo andare avanti. Come IAB Lombardia ci rendiamo disponibili per tutte quelle fasi di studio e di pianificazione, perché l'eventuale organizzazione sul territorio di piccoli produttori possa andare avanti. L'ipotesi nostra è quella, siccome ci siamo già anche confrontati a livello regionale, di verificare se è possibile organizzare sul territorio un distretto di produttori di piccoli frutti di bosco. Chiaramente la proposta viene messa lì, viene messa a disposizione dei produttori, poi devono essere gli stessi produttori a verificare se è possibile organizzare un distretto. Per cui abbiamo pensato di fare questo momento per confrontarci un attimo su questa questione. Le motivazioni sono un po' dettate da due fattori. Uno è quello che dicevo prima, cioè che dal punto di vista della richiesta della produzione di piccoli frutti esiste una continua e un costante crescita da parte del mercato, anche se negli ultimi giorni avete assistito, c'è stato un po' questo problema dell'epatite che è stata trovata in alcune partite che sono arrivate dall'estero. Prima di tutto bisogna chiarificare che non erano prodotti biologici, tanto per intenderci, però esiste sempre questa, continua crescita di richiesta di prodotti di piccoli frutti di bosco, sia dal punto di vista del prodotto fresco che anche dal punto di vista del prodotto semilavorato, per andare nel settore, diciamo così, delle gelaterie, nel settore del produttori di dolci, eccetera. Per cui una motivazione è questa, cioè quella di dare
una possibilità eventualmente anche dei giovani che volessero intraprendere un'attività di tipo agricolo biologico e quindi dare la possibilità di uno sbocco che anche dal punto di vista del mercato può rappresentare una possibilità. L'altra questione invece era un po' dettata dal fatto che noi assistiamo nel nostro territorio e in particolare nella fascia pedemontana ad un continuo uso del territorio. Se noi riusciamo dal punto di vista delle attività agricole a mettere in campo dei giovani che vogliono intraprendere questa attività, possiamo quantomeno rallentare, non so se ci riusciamo, però rallentare un attimino questo uso del territorio in modo sfrenato che viene fatto dal punto di vista dell'edificabilità, no? Dell'edificazione. Quindi diciamo il piccolo frutto di bosco può rappresentare un motivo per poter iniziare un'attività cui poi successivamente devono chiaramente aggregarsi altre attività di tipo agricolo. Quindi un attimino per dare il quadro, il discorso è quello che noi, il nostro obiettivo che ci diamo come AIAB, se ci riusciamo, è quello quindi di riuscire ad aggregare questi produttori che esistono sul territorio, che sono abbastanza distribuiti sia nella provincia di Varese, provincia di Como, Lecco e Bergamo, e quindi vedere se esiste una possibilità di aggregazione, anche perché penso che chi fa questa attività, poi il Cristian e Stefano che arriverà successivamente ci darà meglio il quadro di quelle che sono le problematiche legate alla produzione di questi prodotti. Comunque, come dicevo, dobbiamo verificare se è possibile costruire una struttura che anche dal punto di vista economico possa rappresentare delle sinergie, cioè perché io mi rendo conto, per esempio parlando con i produttori, che per esempio la tenuta di una cella frigorifera ed altre cose può rappresentare un costo che magari la singola azienda di per sé non può sostenere, ma magari aggregando le aziende assieme magari è possibile centralizzare alcune tipologie di lavorazione. Quindi un primo obiettivo questo, l'altro obiettivo è quello di incentivare la nascita di altre piccole aziende che, come dicevano, facciano presa anche dal punto di vista dei giovani, e infine vedere se è possibile anche trasformare, convincere quei produttori che oggi fanno ancora coltivazione di piccoli frutti di tipo convenzionali a convertirsi alla coltivazione di piccoli frutti dal punto di vista biologico. Quindi queste sono un po' le motivazioni che hanno spinto AIAB Lombardia a fare questo momento. Verificheremo poi a fine ottobre, inizio novembre, se c'è questa disponibilità da parte delle aziende, e poi eventualmente assieme potremo andare avanti in questo progetto. Se invece le aziende, io mi auguro che non avvenga, non hanno interesse, chiaramente è una cosa che andrà a morire. Però, come dicevo all'inizio, secondo noi come AIAB Lombardia abbiamo verificato che c'è molto interesse, in particolare da parte dei giovani, per cui sarebbe opportuno che questa cosa possa continuare. Adesso io darei la parola a Cristian di Osi Mosaico, che ci spiegherà un attimo le tematiche legate alla coltivazione, parlerà della loro esperienza, e poi l'agronoma, che non mi ricordo il nome, Marta magari ci dirà effettivamente come avvengono le lavorazioni nella loro azienda. Successivamente, speriamo che arrivi più tardi, Stefano Frisoli ci parlerà un attimo della commercializzazione, e poi apriremo un attimo il dibattito per capire un po', come dire, assieme, per chiarirci assieme se questa ipotesi di cui stavo parlando può interessare o meno. Per cui, Cristian, io ti do la parola. Sì,
Ma io partirei un attimo da, dalla proposta che arriva da AIAB, o comunque dall'interesse espresso per questa ipotesi. Sicuramente c'è un interesse, questo è indubbio, da parte dei produttori, che hanno ovviamente interesse a ottenere tutti i possibili vantaggi dalla propria produzione, dal proprio lavoro. Faccio magari prima una piccola parentesi sulla nostra realtà. Allora, io lavoro per l'Oasi Mosaico, che è una cooperativa sociale che ha una struttura abbastanza complessa, diversi settori di attività, perché sono diciamo 5 settori complessivamente, uno dei quali è un settore di produzione agricola biologica. Abbiamo scelto questo tipo di produzione da sempre, anche se poi la certificazione è arrivata successivamente, più che diciamo per vendere la verdura con il bollino, è arrivata perché effettivamente ci interessava da una parte il bollino, soprattutto perché noi trasformiamo anche, quindi per poter vendere in certi canali anche il nostro prodotto trasformato. Da un punto di vista della qualità della produzione, siamo sempre stati biologici, da un punto di vista di filosofia e anche agronomico, insomma. Ci interessa di meno il discorso appunto della cassetta di zucchine con cui arriviamo al mercato, perché lì conta tanto oramai nella nostra dimensione il rapporto diretto col consumatore, che al di là del fatto che tu la certificazione l'hai fatta o meno, sa come lavora. Diciamo che oggi mi sembra di poter dire, questa fiera forse ne è un po' anche una delle dimostrazioni, che oggi il consumatore, il cliente è interessato di più, o si interessa alle modalità di produzione, dove va a acquistare che cose, quindi a prescindere dal fatto magari che uno si sia dotato o meno della certificazione, può comunque verificare quali sono diciamo le modalità di lavoro e la qualità dei prodotti che acquista e che consuma. Quindi, diciamo, c'è questa, fortunatamente, questa nuova ondata negli ultimi anni, insomma, di interesse che effettivamente constatiamo, proprio di rapporto diretto in sostanza tra chi produce e le persone del proprio territorio che consumano. Quindi da una parte mi sembra molto, diciamo, interessante, e quindi giustamente mi sembra che sia giusto esprimere proprio un interesse, una disponibilità verso questa proposta di AIAB. Personalmente mi viene da fare un'ulteriore specifica, cioè quanto credo che sia un fenomeno culturale quello che abbiamo detto, no? Nei territori si recupera un po', fortunatamente, l'interesse per chi produce cosa, per che cosa mangio, quindi dove lo posso prendere, riducendo l'impatto ambientale sia di come si coltiva sia di come si trasporta, eccetera eccetera, no? Quindi diciamo che c'è questo aspetto importante, e il frutto di bosco forse rappresenta un po' un elemento principe di questo discorso, perché il frutto di bosco, tutto sommato, nella maggior parte dei casi ha questa caratteristica, che non può in fondo essere gestito come il resto del fresco si riesce a gestire. Cioè, mentre un po' di anni fa, diciamo, per fare qualche nome, forse non si può, non lo so, a me mi sono infilato dentro sta roba, viene in mente Sant'Orsola. Io non voglio dire niente né nel bene né nel male, perché anzi secondo me è un gran progetto, o è partito sicuramente come tale, come consorzio di produttori, che funziona bene. Poi però si è capito che il Sant'Orsola non può arrivare a servire la Campania, la Basilicata, la Sicilia, cioè credo che lo abbiano pensato all'inizio, ma non è così. Il frutto di bosco è principalmente appunto un frutto che ha una sua durata breve, e quindi lo consumo sul posto, non ci sono tante storie. Allora questo da una parte è un limite per le ambizioni magari delle grandi distribuzioni, ma è una risorsa per i piccoli produttori, che hanno da una parte tutti i diritti di vendere al proprio territorio i propri prodotti, e non solo, in questo momento, ecco, mi sento di dire che la situazione del mercato lo dimostra, cioè la grande distribuzione si sta organizzando per riuscire ad avere questi prodotti localmente, perché sa che se si deve riferire a produttori grandi capaci di distribuire tutto, però alla fine a me il lampone mi arriva dopo 2 o 3 giorni che è stato raccolto, io il giorno dopo, se non l'ho venduto, lo butto via,
perché comincia a fare la muffa, perché non è più consumabile. Quindi ecco, è proprio un elemento che ci aiuta in qualche modo a recuperare anche questo, questa idea di produrre localmente e vendere davvero fresco, e quindi non oltre 50, 100, 200 chilometri, quelli che possono essere intesi come produzione locale. Per cui ecco, da una parte questo è un elemento sicuramente di forza, dall'altro chiede anche al produttore magari di organizzarsi, di sapersi organizzare per una propria rete di distribuzione. Per quello che riguarda l'Oasi, dicevo che l'Oasi è una realtà complessa, ma ha un settore che si occupa di questo, cioè produce frutti di bosco principalmente, poi un po' di altra frutta e ortaggi. Li produce biologicamente ed è anche attualmente, appunto, da 3 anni, mi sembra, che siamo certificati. Ecco, però quello che possiamo riscontrare in questa esperienza è proprio questo, che da un punto di vista di mercato è tutto aperto e da costruire. Cioè noi, per esempio, fino a un po' di tempo fa pensavamo di doverci inventare come vendere, quindi facciamo tutti i mercatini possibili, cerchiamo le gelaterie vicine, i clienti ok, benissimo, più o meno ha funzionato. Negli ultimi 2 anni, per esempio, abbiamo iniziato un rapporto con un raggruppamento di gruppi di acquisto più grossi della zona di Saronno Varese, che è Ecos, si chiama così, e ecco, questo ci ha consentito, per esempio, di avere meno necessità di vendere il fresco, nel senso che loro ritiravano più di una metà, diciamo, della nostra produzione complessiva, e quindi questo ci ha aiutato moltissimo a poter ridurre il resto del lavoro per andare a vendere comunque, perché con i nostri contatti bene o male diretti più questo nuovo canale sta funzionando così, ecco. Quindi poi noi stessi dovremo introdurre dei cambiamenti, mi riferisco a introdurre delle varietà per estendere il periodo di produzione, una serie di accortezze per poter andare incontro alle esigenze di questi nuovi canali e clienti, però sicuramente è il vantaggio di poter dire ok, ecco, cioè, così contengo un po' la mole di lavoro per me e riesco a vendere a un prezzo corretto il mio prodotto. Quindi diciamo che una prima considerazione è quella che da una parte va benissimo, e io confermo e sottoscrivo l'idea di una possibilità di un distretto, quindi di trasformare quella che potrebbe impaurirci come competizione, come concorrenza, in una ipotesi anche di collaborazione. Sostanzialmente si cerca di fare questo, no, quando ci si mette insieme. Quindi questo molto positivo, però terrei sempre accesa la spia sul discorso della territorialità, cioè non si può neanche pensare di fare, per dire, un Sant'Orsola 2, cioè un consorzio che ha così tanta roba che venderà tutta Italia, perché secondo me si è già visto che non è la direzione giusta. Si potrebbe invece, appunto, pensare, valorizzando le diverse aree territoriali, di collaborare invece che scontrarsi, ecco. Però tenendo come punto principale questo, cioè che alla fine è un prodotto che necessariamente deve essere venduto fresco, quindi necessariamente diventa sconveniente mandarlo lontano, quindi bisogna far sì che qua lo produco, lo vendo qua. Qui, cioè, ecco, in questo modo, secondo me, è una cosa che, oltre a diciamo, a essere coerente da un punto di vista commerciale, è coerente con i valori sia dell'agricoltura biologica che tutti anche gli altri valori che gli stanno intorno, che riguardano comunque la tutela ambientale, ma anche la gestione dei commerciale, delle situazioni, della distribuzione, del suo impatto, anche dei rapporti tra produttori, perché ovviamente non è uno scherzo, cioè capita che anche con le migliori intenzioni ci si trova poi in concorrenza o a cozzare, e questo va riconosciuto. Dall'altra parte, appunto, questa della territorialità può essere una strada equa per dividersi, diciamo, gli impegni, le risorse. D'altra parte, ecco, nel momento in cui faccio l'esempio del cliente che ho citato prima, che raggruppa questi gruppi di acquisto, a me è capitato di chiedere a qualche altro produttore se avevano del prodotto in più, e magari, ecco, l'anno prossimo, senza aspettare che i nuovi impianti nostri entreranno in produzione, potremmo, magari consociandosi con quei 2 o 3 della nostra zona, pensare di riuscire a gestire tutta la domanda di questo canale complessivamente. Quindi ecco, sicuramente i motivi per appoggiare un'idea del genere sono numerosi.
Ecco, è importante secondo me proprio questo aspetto. Sappiate appunto che sicuramente magari c'è qualcuno che ha interesse ad avviare qualche attività, davvero oggi i supermercati cercano i produttori locali per questo genere di prodotto, oltre che i... Ecco, magari per assurdo mi capita più di Firenze ultimamente nei piccoli fruttivendoli che comunque guardano di più al 10 centesimi in più o in meno che possono guadagnare che non al fatto che io gli porto un prodotto raccolto la mattina stessa a 3 km di distanza. Però anche lì magari piano piano ci si può arrivare. Detto questo, le varietà, voi come coltivazioni, cosa avete? Ecco, questo è molto importante. Dico solo una cosa prima, nel senso che c'è un aspetto che è quello della trasformazione che non è secondario. Cioè noi abbiamo da sempre, non proprio dalle origini, allora noi abbiamo messo gli impianti nel 2000, 99-2000 sono stati realizzati gli impianti. 4 anni dopo abbiamo aperto il laboratorio di trasformazione, che è una cosa molto importante perché ti permette di evitare, o meglio, di utilizzare quelli che altrimenti diventerebbero sprechi a seconda di come riesci a vendere di più o di meno un prodotto fresco in quell'anno, e sicuramente poi col tempo è diventato anche un punto un po' di riferimento per altri produttori, sia di frutta che di verdura, perché alla fine oggi come oggi aprire un laboratorio di trasformazione non è proprio semplicissimo e scontato, sia in termini di investimento che di procedure. Quindi ecco, abbiamo cominciato, a differenza dall'inizio, anche a lavorare parecchio per conto terzi per altre aziende, e questo aspetto ci permette sicuramente, a seconda di come va la vendita del fresco, di gestire comunque quello che chiameremo esubero, diciamo così, valorizzandolo anche il giusto. Detto questo, allora noi abbiamo le nostre colture prevalenti sono mirtillo, lampone, mora, e poi in quantità un pochino più basse produciamo anche ribes, uva spina e fragole. I nostri impianti, a parte la fragola che ovviamente viene rinnovata più spesso, sono stati realizzati appunto nel 99-2000. Il lampone comincia a dare dei segni di invecchiamento come impianto, infatti io ho tartassato Marta, che è l'agronomo, diciamo, che ci aiuta da qualche anno per capire i motivi eccetera, però in realtà sembra che sia proprio una questione di stanca dell'impianto, che poi ti viene garantito magari da chi te l'ha fatto 16 anni, però diciamo che dopo probabilmente 10-12 in qualche modo si capisce che... Anche perché la gestione biologica sicuramente ha tutti i vantaggi che diciamo, però comporta anche poi di dover accettare giustamente quelli che sono i cicli, gli equilibri naturali, senza poter introdurre delle forzature eccessive. Per il mirtillo invece è sicuramente diverso. Comunque noi abbiamo queste produzioni. Mi sento anche di dire che, se posso aggiungere qualche elemento in più rispetto alla richiesta di mercato, noi quando siamo partiti il mirtillo sembrava la pepita d'oro, diciamo. Nell'arco di... io lavoro lì da 8 anni, ecco, il mercato è un po' cambiato, il mirtillo sicuramente è più presente sul mercato adesso, è più facile da coltivare, dura di più, quindi lo trasporti anche più tranquillamente, lo gestisci meglio che non il lampone, che invece va raccolto, consegnato, consumato. Quindi ecco, per esempio è cambiato decisamente il valore di mercato dei frutti. Cioè, mentre il mirtillo 10 anni fa era all'apice e quindi lo potevi vendere a qualcosa in più, noi abbiamo sempre adottato un prezzo standard per i nostri frutti, ma è una politica che noi facciamo aziendale. Poi oggettivamente sul mercato ognuno ha un po' al suo prezzo. Il lampone è cresciuto tanto in questi anni, è cresciuta la domanda ed è cresciuto il prezzo, perché comunque ha questa caratteristica più spiccata ancora, cioè non possiamo portare quelli di Sant'Orsola in tutta la penisola, va prodotto localmente e quindi insomma il mercato ne è meno saturo, la domanda continua a esserci, quindi ecco, diciamo che sicuramente il lampone è un frutto che
tira. Si potrebbe dire che tira, esatto, al vento in poppa in questo momento, soprattutto perché si sta riorganizzando, secondo me, ristrutturando proprio questo aspetto della distribuzione del prodotto, accettando proprio il fatto che debba essere necessariamente un prodotto locale. Poi anche lì, in base, cioè io vi ho detto more, lamponi, eccetera, di ognuna esistono molte varietà. In base all'uso che uno ne fa o decide di farne, è importante anche scegliere con cura quei tipi di varietà. Noi, come vi ho detto, quest'anno è stato estremo come stagionalità e quindi la cosa si è notata di più. Però in linea di massima noi produciamo con l'impianto che non abbiamo realizzato noi lo gestiamo e basta, però che era stato realizzato allora anche come scelta varietale, produciamo il meglio nel mese di agosto, nel momento in cui tutti i nostri canali di vendita si chiudono. Quindi il prossimo impianto su cui stiamo lavorando, no, che sostituirà questo, che lo integrerà e poi lo sostituirà, darà ovviamente spazio a delle varietà, parlo sempre del lampone, scusate, a delle varietà più precoci e più tardive, perché comunque ci va bene produrre ad agosto e mandare anche tutto in trasformazione perché non vendiamo. Però al momento la cosa sconveniente è che la qualità migliore ce l'abbiamo nel mese in cui non vendiamo il fresco, mentre invece ovviamente per la trasformazione è adatto un frutto che abbia anche un aspetto o una pezzatura un po' inferiori. Quindi ecco, stiamo un po' lavorando su questi diciamo aspetti proprio per andare incontro alle esigenze del mercato che poi magari evolvono e si modificano un po' insieme a noi. Quindi ecco, anche la scelta varietale che eventualmente si farà non è certo secondaria in base ai progetti che abbiamo. Poi tante volte i progetti si definiscono strada facendo. Benvenuto, fortunatamente sei arrivato, che io avevo bevuto due bicchieri di vino e ho detto così magari parlo un po' di più, però non possiamo. Vabbè, comunque no, ciao a Stefano che, per chi non conosce, insomma, il presidente AIAB Lombardia, ben arrivato. E niente, io allora vado verso la conclusione, anche se mi piacerebbe poi, se interessano, sentire le domande o le questioni di ciascuno, di qualsiasi tipo. Poi non è detto che la risposta ce l'abbiamo, però magari vediamo un po' di ravvivare lo scambio, il dibattito. Ecco, poi c'è l'aspetto della gestione degli impianti. Ovviamente ogni coltura è un mondo a sé, quindi bisogna piano piano entrarci. Non mi metterei qui a dire delle cose pratiche o tecniche, a meno che poi non vengano come richiesta da qualcuno di voi. Sicuramente diciamo che sono tutte delle coltivazioni tendenzialmente piuttosto rustiche, quindi anche di facile gestione, quindi adatte anche al biologico. Biologico ovviamente vuol dire anche in generale lavorare bene, cioè sapere quali sono i principi con cui possiamo aiutare la natura a produrre, seguirli, per tenerne conto nel modo più ampio possibile. Detto questo, anzi, vado a concludere velocemente per lasciare spazio eventualmente a qualche domanda o richiesta. Però dico una cosa, cioè sulla scia di questa proposta fatta da AIAB, la vedo Sofia, che è una collega che anche lei lavora qui nella nostra area e producono anche loro frutti di bosco biologicamente. C'è Davis di Apipoli, che è uno stand qua vicino, e anche lui ha una produzione di piccoli frutti biologici. Cioè, lo dico, secondo me davvero, io ne avevo già avuto occasione di scambiare due chiacchiere con lui, ma non con te, però davvero effettivamente, sia sposando poi eventuali proposte che possono arrivare da un'associazione come AIAB, che eventualmente anche tra di noi ragioniamo davvero sul fatto che alla fine, nel senso, se decidiamo di collaborare, le potenzialità in tutti i sensi possono essere anche maggiori. Poi non solo, oltretutto casualmente noi siamo tutti e tre, ognuno con la sua storia, comunque biologici, e siamo anche tutti e tre sociali, perché alla fine ognuno di noi ha un aspetto del proprio lavoro che, e quindi potrebbe essere anche questo un elemento che magari valorizza ulteriormente le nostre produzioni. Ecco, detto questo, avete anche qualche domanda. Adesso facciamo un attimo, allora è arrivato Stefano. Come dicevo prima, la nostra, come AIAB Lombardia, la nostra è un'ipotesi che mettiamo a disposizione del produttore, poi i produttori
verificano, vagliano se la cosa va bene. Adesso io direi con Stefano un attimo di verificare il discorso delle possibilità di mercato dei piccoli frutti di bosco, che qui è già stato accennato sia da Cristian e anche dal sottoscritto, perché la domanda è in continua espansione, anche se abbiamo avuto settimana scorsa quello scandalo delle patite, però erano prodotti che arrivavano dalla Polonia. Quindi cioè anche su questa cosa qui è opportuno fare chiarezza. Certo. Tu hai la tua esperienza, hai prodotto piccoli frutti di bosco, quindi da questo punto di vista ci puoi portare la tua esperienza. Allora, intanto buongiorno a tutti, mi riscuso per il ritardo, ma avevo sbagliato orari, pensavo fosse alle 3. Ero puntuale nel mio ritardo. Allora, la tematica introdotta, ci abbiamo ragionato come AIAB perché, i mercati del biologico in generale, in crescita, però, come dire, vivendo la realtà della produzione, no, si coglie come oggi è chiesto all'imprenditore agricolo, al contadino, di ricoprire mille ruoli. No? Oggi Cristian è qui, porta la sua esperienza, ieri era in azienda produce, poi dopo deve sentire i gas, poi dopo deve avere a che fare con i clienti che acquistano regolarmente. Quindi, mentre prima la produzione era produzione, cioè chi si affacciava, chi decideva di intraprendere questo percorso, fondamentalmente era, tra virgolette, semplificato non nell'operatività in azienda, ma diciamo nel processo complessivo dell'azienda, perché i riferimenti di vendita erano 2 o 3 e questo aiutava, no? Perché produci, sai che devi vendere là, spesso erano delle cooperative. Sappiamo che questo modello 20 anni fa si è assolutamente incrinato, molti hanno pagato, molti hanno chiuso perché non hanno capito come si stava sviluppando un modello differente. C'è questa spinta dal basso, questa fiera ne è assolutamente testimonianza di una realtà assolutamente dinamica, forte, in crescita, di un mercato che non è più alternativo. È un mercato che si pone con modalità diverse, ma ha una sua oggi, una legittimità molto forte. Ecco che allora in qualche modo si ripropone il problema dell'aggregazione su alcune filiere che diventano interessanti. Perché molto spesso magari capita che dalla stessa zona con lo stesso prodotto partano con 2 camioncini diversi i produttori che vanno magari in zone simili o vicine, quindi moltiplicando gli sforzi e anche i costi. Da qui l'ipotesi che su alcune filiere particolari questo possa diventare invece l'idea di fare un po' di sinergia. I frutti di bosco sono interessanti per molti aspetti. Intanto si sta producendo per i frutti di bosco quello che è stato 20 anni fa per le fragole, fondamentalmente, no? Le fragole era un prodotto assolutamente stagionale, dopodiché c'è stato un boom di vendite. Chi conosce un po' la realtà della grande distribuzione sa che i fatturati dell'ortofrutta, tra i punti cardine, uno è le fragole. Oggi ne abbiamo sdoganate a qualsiasi ora e giorno dell'anno, troviamo fragole, ovviamente non sono nostre. Però, diciamo, nella quotidianità della cucina di tutte le famiglie, le fragole è diventata un'abitudine, cioè, ci sono. I frutti di bosco in qualche modo stanno seguendo questa strada perché in più hanno un rimando anche alla salubrità, a una certa, come dire, alcune caratteristiche organolettiche che gli consentono di essere considerati anche come cibo sano, quindi viene accostato il mirtillo perché ha caratteristiche di un certo tipo, il lampone per altre, sono antiossidanti e via così. E quindi stanno seguendo questa strada e viviamo all'interno in questo settore di un sostanziale monopolio. Chi va a fare la spesa sul supermercato normalmente sa che compra i frutti di bosco del Trentino, perché questo è, che in realtà non sono tutti del Trentino come potete ben immaginare, perché se uno guarda gli ettari di produzione e vede che dal tacco d'Italia fino alla cima si producono con quel logo, sappiamo bene che è impossibile che quelle produzioni arrivino dal Trentino. Certo che in Trentino sono stati bravissimi a fare squadra, non producono in modo biologico,
perché per poter avere quel tipo di capillarità sul territorio non si presta il metodo biologico, perché hanno bisogno di una di poter conservare il prodotto per lungo tempo, quindi le caratteristiche del prodotto devono essere di un certo tipo. Alla fine possiamo dirlo tranquillamente, sembra un prodotto naturale, in realtà è un prodotto industriale. Molto spesso la frutta viene immersa in un liquido di conservazione che fa sì che poi la frutta, il lampone soprattutto, imploda contemporaneamente in vaschetta. Magari per 4 giorni ce l'hai lì bellissimo che ti guarda e ce l'hai in frigo e in un'ora vedi che tutti, come se si fossero comunicati la fine della loro vita, decidono di ammuffire. In realtà è perché subiscono dei trattamenti, ovviamente consentiti perché sono cibo, però che nulla a che fare invece con un discorso diverso. La ricchezza di questa produzione, da un punto di vista proprio di risorsa territoriale, è molto forte. Sono prodotti che si possono fare in aree marginali e quindi ben si prestano, per esempio, ad aziende che vogliono introdurre una certa diversificazione produttiva, per cui tu hai magari la tua produzione forte e poi alcune zone che magari un po' scomode, terrazzate, che ci faccio? No, non le posso lavorare, dovrei... Ecco che allora, laddove lo consente il terreno, si possono fare produzioni di frutti di bosco. E c'è richiesta, tantissima richiesta. E oltretutto sono apprezzati anche da un punto di vista della valorizzazione del frutto. Cioè, chi vende quotidianamente al dettaglio, sa che comunque spunta dei prezzi interessanti. Il problema di queste produzioni è la massa critica. Allora, io ho 5.000 metri quadri di produzione, so che la mia fascia di vendibilità del prodotto è a grandi linee la filiera corta, questo sostanzialmente. Quando io mi sposto tra i 5.000 e l'ettaro, quindi con un impegno anche gravoso in termini di quantità, la filiera corta, se non è sviluppata e quindi come una rete commerciale importante, quasi come non fosse più filiera corta, per esempio servendo i gas, servendo gruppi organizzati che non mi ritirano più il chilo, due chili, ma mi ritirano magari i 15, 20, 30, 50 chili, allora si pone il problema di una diversificazione, cioè la filiera corta non è più sufficiente. Allora a chi li vendo? Beh, li posso vendere ai grossisti della zona, per esempio. E qui si pone un problema. E interfacciarsi con un grossista, che sia un medio grossista, un grosso grossista, quindi senza andare alla grande distribuzione, per intenderci chi serve i piccoli supermercati, chi rifornisce i mercati e quant'altro, e beh, ha bisogno di continuità. Ha bisogno di continuità di produzione, perché a sua volta, se deve inserire una referenza di un certo tipo, ha la necessità che i clienti con cui lui si interfaccia, no? Sappiano che il tal giorno e il giorno dopo ancora, su richiesta possano trovare la quantità necessaria. Ecco che un'azienda che va dai 5.000 all'ettaro non risponde più a queste caratteristiche, perché ha un problema locale, c'è un problema di cultiva, di dopo sull'aspetto tecnico magari c'è qualcuno che è più interessato, magari ne possiamo anche discutere, però il fatto è che per un certo periodo dell'anno tu non hai sempre, dell'anno che è il periodo produttivo, intendiamo da inizio giugno a, diciamo, a fine settembre per intenderci, no? Dentro questi 3 mesi dove chi fa frutti di bosco deve portare a casa il reddito, sa che sul suo pezzo di terra non riesce ad ottenere una continuità di produzione tanto da poter servire quel cliente. Allora si pone il problema. Io mi ritrovo una quota di prodotto che poi, che ne faccio? Alla fine lo trasformo e quindi o lo vendo sotto prezzo. Allora, la valorizzazione qui davvero passa dal fatto che forse, e questa è l'ipotesi da cui siamo partiti, un aggregato di produttori, magari anche di zone non lontanissime ma diverse, che abbiano quindi caratteristiche produttive diverse, fondamentalmente il Trentino ha continuità di produzione per 2 motivi. Uno, perché giocano sulle altezze, 2 perché prendono il prodotto in Calabria, e quindi abbiamo risolto il problema, oppure dal Piemonte. In questo caso qui, non volendo operare in questa direzione, ma volendo invece fare un ragionamento che sia di sostegno alle aziende da una parte, di garanzia al consumatore dall'altra perché possa avere un prodotto di qualità, vero,
che mantenga certe caratteristiche, allora ecco che diventa interessante, per esempio, poter pensare che insieme, nella libertà che i produttori decidono poi di stipulare come accordo, possa esistere una sinergia per la quale la massa critica di prodotto aumenta, si diversifica e quindi i periodi di produzione vengono coperti tutti o quasi tutti, con una quantità di referenze differente, perché qui si pone l'altro problema: nel momento in cui decidi di affrontare questo passaggio, non basta che tu più abbia il mirtillo o il lampone, tu devi avere i frutti di bosco, perché ti viene richiesto il misto. Allora tu devi avere il lampone di base, circa il 40%, 30% mirtillo, 20% mora, 10% ribes. Questa è la caratteristica con cui si compone normalmente un misto, no? O poi che puoi alternare con l'uva spina, con lampone nero, ma comunque, diciamo, tranne per il mirtillo, sono pochissimi casi in cui sono filiere specifiche, è difficile che tu riesca a avere tutto. E chi produce frutti di bosco sa bene che se non ha il lampone, con difficoltà renderà tutto il resto. Quindi essere insieme su una sinergia, su una piattaforma, potrebbe, condizionale, aprire possibilità di mercato su filiere specifiche, che è per esempio la vendibilità dei prodotti biologici, che ormai stanno superando ampiamente la barriera del locale, quindi senza dover andare a vendere poi dopo in Emilia Romagna, che non interessa a nessuno, però ci sono tantissime possibilità commerciali per delle filiere che abbiano continuità, qualità di produzione e garanzia. Qui si aprono a ventaglio un'infinità di tematiche, che sono: una, la garanzia, quindi l'aggregato del produttore; due, come questa riesca a veicolare, diciamo, la sua immagine; tre, la logistica, che è, anzi, forse in partenza il primo problema, no? Perché cosa vuol dire sommare cose diverse, come le gestiamo, quindi quando le portiamo, come le lavoriamo. Ricordiamoci che è un prodotto che ha la necessità di essere commercializzato velocemente, assolutamente velocemente, e quindi devi sapere dove lo porti e in funzione di quello come lo lavori. La lavorazione del frutto di bosco è sempre quella, però i criteri di invaschettamento e il materiale di confezionamento cambia a seconda dei clienti che vanno, quindi non è standard e quant'altro. Allora, sulla logistica, qui era un po' una parte ulteriore, perché poi sul resto ci si può immaginare mille possibilità. Sulla logistica non è possibile bypassarla come problematica, no? Io credo che nel Comasco soprattutto ci sia la possibilità di pensare a un'aggregazione. Per esempio, c'è Cortocircuito, la cooperativa che nasce e tutti la conoscono come un po' costola dell'isola che c'è oggi, la sua realtà assolutamente indipendente, ma partecipa allo sviluppo territoriale, che fa fondamentalmente quello, cioè raduna la produzione dei produttori per poi distribuirla ai gas. Quindi è già pensata in qualche modo come una sorta di piattaforma. Potrebbe far parte di un percorso del genere, cioè insieme ai produttori potrebbe fare da sponda per un percorso di questo genere? Probabilmente sì, questa è una riflessione che deve fare laddove chiaramente gli attori interessati. Ma potrebbe essere anche un produttore stesso che si mette a disposizione per fare da, tra virgolette, piattaforma, anche se è un termine troppo altisonante, luogo di conferimento, stoccaggio, lavorazione e distribuzione. Piattaforma è più semplice da definire. Quindi, la proposta secondo me mette a tema che cosa? La possibilità che se si creasse un nucleo di questo genere, senza grandi ambizioni se non quella di vendere al meglio quel che c'è, no? Poi credo che moltissimi si potrebbero aggregare. Sui moltissimi, immagino, questa è una realtà che conosco abbastanza bene, gli infiniti pseudo-agriturismi che ci sono in giro, che per poter aprire il ristorante devono giustificare le unità di giornate lavorative, se no non si spiegherebbe perché sono chiamati agriturismi. I frutti di bosco sono considerati la coltura che in assoluto dà più unità lavorative.
Quindi con, sostanzialmente con 5.000 metri quadri tu apri il ristorante tutti i giorni dell'anno. E chi ha un agriturismo, no, spesso, a meno che abbia fatto una scelta di altro tipo, cioè quella vera dovrebbe essere, quella di avere un agriturismo inserito in tutto, come una delle attività, tra le attività agricole, oggi siamo di fronte in realtà a molti che puntano sull'attività di ristorazione e usano marginalmente quella agricola, no? Mentre sarebbe interessante che da questo punto di vista riscoprissero anche l'attività agricola, perché chi utilizza un po' strumentalmente l'attività agricola per poter aprire il ristorante, la frutta ce l'ha, spesso non la raccoglie, manda i clienti a raccoglierla così, insomma, perché non sa come valorizzarla, perché diventa complicato, proprio perché la terra che tu coltivi è poca, non hai tanta produzione, vai da una parte e dall'altra, spesso il gioco non vale la candela e quindi si inventano di ogni, no? Ecco che questo potrebbe essere un modo per riscoprire porzioni di terreno agricolo che stanno producendo, valorizzando. In più c'è l'azienda agricola vera, quella che magari sta nascendo o ha una storia non lunghissima, che ha puntato perché ha aggregato un certo modo di fare, come dire, comunità, e ha puntato molto sull'ortofrutta, soprattutto sugli ortaggi. E magari ha anche dei terreni che potrebbe investire in altro modo perché sono zone dell'azienda. Sapendo che c'è un luogo che con poca fatica, tra virgolette, di commercializzazione potrebbe valorizzare bene il suo terreno, il suo prodotto, potrebbero esserci sinergie di questo genere. Una piccola mappatura ci ha fatto dire che comunque esiste una realtà abbastanza diffusa di produttori micro o piccoli di frutti di bosco. Molti di questi sono produttori biologici, molti non sono certificati, e per noi come associazione è interessante questo passaggio, perché avendo invece una filiera certificata, perché di questo stiamo parlando almeno nella proposta, no? Sarebbe interessante che alcuni cogliessero anche l'occasione per poter valutare il passaggio invece a un percorso di conversione, quindi un percorso biologico, proprio passando magari da una, come dire, magari non da una scelta ideale che è sposata da molti, ma una scelta commerciale. O molti sono quelli che magari non lo fanno perché non ci hanno mai riflettuto molto e tutto sommato non hanno mai fatto una riflessione vera sull'opportunità. Ecco che questa potrebbe essere l'occasione per farla. Questa è una, diciamo, mette a tema la parte commerciale, ma questo progetto potrebbe essere molto più ricco, per esempio l'assistenza tecnica. Ognuno nella propria azienda si sfanga normalmente per le proprie merate. Su queste filiere so benissimo che c'è difficoltà di interagire, perché magari non sai dove andare, non sai da chi andare, non c'è un vero scambio delle buone prassi. Un aggregato potrebbe mettere a tema, per esempio, la possibilità di interagire sull'assistenza tecnica, oppure la possibilità di fare acquisti collettivi. Sul discorso della produzione di frutti di bosco, bene o male, siccome l'assistenza tecnica di partenza viene erogata da pochissimi centri, no? Spesso anche i criteri con cui si lavora e si fa, diciamo, i criteri agronomici, tra cui le concimazioni per esempio, sono poi veicolate nello stesso modo. Allora capita che magari si vada dallo stesso consorzio ad acquistare concime in modalità, in tempi differenti, senza saperlo, pagando un prezzo che spesso è più alto di quello che si potrebbe pagare facendo l'acquisto collettivo. Insomma, storia dei gas su questo insegna, no? Perché l'acquisto collettivo di una, non so, 5 palette di un certo tipo di concime biologico, è chiaro che fa leva sul fatto che la quantità può determinare un abbassamento del costo, che sono soldi che rimangono in tasca all'agricoltore. Tutto, comunque, le vaschette, i sesti di impianto, i materiali necessari. Non solo. Per praticità, lo dico per esperienza diretta, ahimè, nel packaging, cioè nel confezionamento del prodotto, ti devi adeguare a quel che passa con dentro. Perché il tuo acquisto è l'acquisto di 10 cartoni, 20 cartoni di vaschette, 30. Quale ditta potrebbe mai pensare di... No? Quando ai tempi abbiamo deciso, quando producevamo appunto
frutti di bosco con mio cugino, di fare una pazzia, cioè di personalizzare il packaging, ci siamo trovati di fronte uno all'impossibilità di poter utilizzare una vaschetta simile a quella per esempio della Trentina o delle cooperative del Trentino, perché loro l'avevano depositato quel tipo di vaschetta, quindi se la volevi usare dovevi entrare nel loro circuito, quindi conferire la frutta a loro. È un pizzo sostanzialmente che si paga per vendere il proprio prodotto, ma quello che usano è plastica, quindi confezionare il prodotto biologico in plastica sembra quasi una controinformazione, no? È chiaro che uno usa quello che ha, se quello passa il convento. Noi abbiamo fatto una follia, che è stata quella di immaginare una vaschetta in cartone con un film in PLA con una certa cosa, che alla fine abbiamo fatto producendo, abbiamo dovuto fare lo stampo per quel tipo di prodotto, abbiamo speso, che era ingiustificato rispetto poi volendo a quello che potevamo fare. E allora il senso era: se noi moltiplichiamo invece la possibilità di una vendibilità, anche quell'aspetto può essere curato, senza contare le ricadute positive di una visibilità, che qui entra più in gioco il discorso AIAB, e per noi come AIAB è interessante oggi poter accompagnare gli agricoltori su alcune filiere. Porto un esempio che non è magari direttamente legato al discorso dei frutti di bosco, ma oggi stiamo con molta difficoltà riuscendo ad avere un'interlocuzione con Milano Ristorazione, e portiamo dei produttori all'interno solo perché sono veicolati da un percorso culturale che porta avanti AIA. Se quello stesso produttore si fosse presentato da solo, biologico, con le stesse caratteristiche, gli avrebbero detto: guarda, non ci interessa. E questo sviluppo è possibile perché tutto sommato in alcuni ambiti un loghino, che può essere quello di AIAB o quello della, che so io, Consorzio Produttori di Frutti di Bosco Biologici del Comasco, no? Consente di avere una pilla anche maggiore. Tra l'altro le stesse problematiche le stanno affrontando colleghi che sono in Val Camonica, dove c'è una realtà di piccoli produttori, dove stiamo proponendo, come dire, un percorso similare, e dove con molta tranquillità i due percorsi in qualche modo potrebbero anche incrociarsi, no? Nelle zone pedemontane sicuramente questa coltivazione è una coltivazione che ha una presa, che potrebbe essere interessante, che potrebbe avere uno sviluppo, laddove viene accompagnato da, come dire, la possibilità di essere un po' più incisivi sulla vendita del prodotto. Là dove si vende sappiamo bene che è possibile poi ampliare gli spazi produttivi. Quindi molte sono le tematiche, perché questa è giusto una panoramica, no? Però molte di queste ci hanno convinto un pochettino a ragionare su una proposta, e quindi la palla adesso la rilanciamo nel campo vero e proprio di chi su quei campi ci lavora, e che può trovare interessante o no, modificabile o integrabile. Quello che ci sta a cuore è che, al di là che ci sia o non ci sia il login dell'AIAB, ci sia un percorso di senso, questo sì. E quindi per noi è importante che si sviluppi una vera imprenditorialità, che però abbia a cuore tutte quelle tematiche che sono le tematiche che in qualche modo danno senso a un percorso di chi fa agricoltura biologica. C'è un'eticità della produzione, c'è un'eticità anche nella vendita, quindi non si vende ad ogni per forza, non lo dice il dottore, no? Si sceglie come vendere il proprio prodotto, perché nel momento in cui decidiamo di vendere il nostro prodotto e lo mettiamo fuori dalla nostra azienda, stiamo dicendo chi siamo. Chiudo dicendo questo: quando i primi tempi in azienda abbiamo iniziato a ragionare su un volume un po' più grande, ci siamo trovati a chi venderlo, e siccome di tutto questo mondo non ne avevamo la minima idea, allora siamo andati all'ortomercato a Milano, e ci sembrava di aver raggiunto finalmente, no? anche noi possiamo arrivare lì. Siamo arrivati con il nostro prodotto curato, rilavorato, pensato, sudato, come dire, faticosamente consegnato, e il gesto di chi l'ha preso, ma non perché lui fosse particolarmente cattivo, è stato quello di prenderlo e sbattercelo là così, e poi si è perso.
ci siamo guardati e abbiamo detto: ma che senso ha? È vero che ce l'hanno pagato, ma che senso ha? Quello dice di noi tutta la nostra fatica, dice di noi di come siamo, come vogliamo che sia l'ambiente, la comunità intorno a noi, dice di noi un sacco di cose, e in realtà quello è stato non valorizzato a sufficienza. E da lì abbiamo detto: bene, non così. Quindi proviamo a trovare delle strade alternative, anche più faticose sono state, però qualche risultato c'è stato, e io credo che in qualche modo si possa riproporre quantomeno il tema. Poi lo sviluppo che avrà lo lasciamo agli attori del territorio. Va bene, grazie Stefano. Allora, io, come dicevo all'inizio, allora, come IAB, noi questa è un po' l'idea che vorremmo mettere lì. A fine ottobre, inizio novembre, organizzeremo un altro momento di confronto e inviteremo la responsabile dei distretti di Regione Lombardia, che ci spiegherà eventualmente come si può creare un distretto, che funzione ha, che ruolo ha in regione. Quindi anche questo potrebbe essere un momento dove tra produttori di piccoli frutti ci si può confrontare per ulteriormente verificare se questa strada è percorribile. Vi faremo avere informativa rispetto a questo incontro. Chi non l'ha ancora fatto, vi chiedo eventualmente di lasciare il nominativo. E adesso io direi: apriamo una discussione tra di noi proprio per capire se una cosa del genere, un percorso che noi ipotizziamo, è fattibile, se ci sono domande, diciamo chiarimenti, proprio perché noi come IAB vorremmo riuscire a far partire questa idea, chiaramente sempre con la disponibilità dei produttori, perché se non ci sono i produttori noi mettiamo lì le proposte, ma poi vanno a cadere da sole. Quindi se avete domande, ragionamenti da fare, potete chiaramente intervenire. Prego. Volevo chiedere, noi siamo produttori di piccoli frutti biologici, l'entità della produzione è sui 6.000 metri quadri, abbiamo rinunciato al lampone per le problematiche che diceva il signore, e ci troviamo appunto nella situazione che la nostra produzione è andata fino adesso alle pasticcerie, torta resegone, queste cose qua, però iniziano a chiedere l'altro prodotto. Non abbiamo celle, non abbiamo tipi di organizzazione così, quindi una realtà del genere potrebbe interessare. Siamo nel territorio della provincia di Lecco, non so se rientra nel distretto o quale sia. Guarda che vengo lì! Scherzo, assolutamente, no, sicuramente. Non so il distretto, appunto, che territorialità possa avere. Allora, giusto per rispondere solo al discorso della territorialità, detto che la piattaforma dei produttori sceglie di configurarsi come meglio crede, per il discorso invece del distretto, i distretti, per come le intende Regione Lombardia, possono avere una serie di, come dire, vincoli, o possono essere strutturati su una serie di vincoli. Uno è quello geografico, ma possono essere anche distretti legati alla qualità dei prodotti. Quindi, per esempio, i prodotti biologici possono essere tranquillamente prodotti regionali, per cui avere un distretto di produttori di frutti di bosco biologici potrebbe essere anche globale. Certo è che se i produttori della, cioè uno può anche dire: faccio l'aggregazione dei produttori di La Guardia e metto il logo lì. No, no? Infatti stava parlando, noi siamo sul monte di Brianza, siccome nelle colline lì ci sono diversi produttori, stava parlando appunto di fare un po'. Abbiamo difficoltà nell'acquisire, non so, quelli che sono i prodotti biologici per le coltivazioni, non c'è distribuzione. Noi ne usiamo pochi perché siamo a ciclo chiuso. Cime usiamo il nostro, queste cose, però tante volte hai la difficoltà a trovare il prodotto
che ti serve dalle nostre parti, non so che è come. Cioè, in passato è capitato di ragionare sul distretto Brianzolo, diciamo. Sì, era stata, c'è anche già un distretto che si sta formando della Valle dell'Adda, ma non specifico sui frutti di bosco. Abbiamo partecipato alla riunione, però... Non è andato in posto? No, sta andando, però si sviluppa di più sulla Valle San Martino che nell'altra parte del fiume Adda, diciamo, dove siamo noi. E poi, vabbè, a noi interessava proprio uno sviluppo sul prodotto. E voi fate giustamente... Mirtilli principalmente, adesso. Poi vabbè, abbiamo produzioni di piccola Brianzola, così. Però la maggior parte, la prima avevamo fragole, mirtilli, ribes, alla fine abbiamo puntato sul mirtillo che era quello che ci dava meno difficoltà. Anch'io volevo fare una domanda magari che si incrocia un po', nel senso, uno, quali sono al momento rispetto ai contatti di IAB, così, quanti sono i produttori che per esempio nel territorio comasco o dintorni, più o meno se c'è un'idea di quelli che sono i contatti almeno di IAB. Due, anche magari dire poi chiunque, io stesso magari ti segnalo qualcosa per vedere se si può aggiungere, però anche chi altro è interessato se lascia il nominativo, credo così, in modo che quando ci deve essere un incontro anche più tecnico, no, come già in calendario, poi lì si potrà ragionare proprio anche sulle possibilità concrete di immaginarsi il progetto e la cosa in un modo piuttosto che in un altro. Guarda, noi abbiamo fatto un censimento, abbiamo fatto passare un attimo sia le aziende biologiche e le aziende convenzionali, secondo me sul territorio che è tra le Como e Lecco abbiamo sicuramente una sessantina di aziende che fanno piccoli frutti di bosco. Chi, come dicevo, lo fa proprio in modo esclusivo e chi invece lo fa come forma integrativa di reddito. Però secondo noi questi sono una sessantina di aziende, non sono tante, non però non sono neanche poco, potrebbero essere una base sul quale cominciare a ragionare se è possibile. Non vuol dire partire subito con l'idea di un distretto, si può cominciare capendo prima di tutto se queste persone vogliono aggregarsi, avere delle sinergie economiche che sono quelle che diceva prima Stefano, dall'acquisto di alcuni prodotti, trovare come dire, dal punto di vista anche della commercializzazione, se è possibile condividere dei canali per cercare di coprire tutto il periodo di vendita del prodotto, però cominciare da questa cosa e piano piano poi arrivare eventualmente anche alla costituzione di un livello più alto che può essere quello del distretto. Non è detto che deve essere quello per forza il livello d'arrivo, perché la costituzione di un distretto, io adesso non sto a spiegarvi, è una cosa molto lunga, comporta una serie di iter burocratici, per cui tante volte ci sono delle aree che cominciano questo percorso ma non arrivano, perché poi alla fine devi costituire un'azienda ad hoc che gestisce il distretto. Per cui diciamo, la nostra idea è quella: vediamo se sul territorio Como, Lecco, Varese, Bergamo è possibile aggregare un numero di aziende che fanno questo tipo di attività per cominciare a mettere in cantiere delle sinergie, e poi assieme, perché il discorso è che i passi si fanno assieme, vedere se è possibile poi andare avanti, perché quello di cui, come dicevo all'inizio, noi in IAB ci rendiamo conto è che tante volte il piccolo frutto di bosco è, come dire, il momento in cui il giovane che vuole iniziare a fare qualcosa ti dice: o faccio l'orticoltura o faccio il piccolo frutto di bosco. Cioè sono queste due le attività che possono servire come stimolo per partire, no? Come dicevo sempre all'inizio, noi qui abbiamo delle aree che se non tuteliamo con queste piccole attività, piano piano ci verranno espropriate da altre attività più redditizie, per cui secondo noi è importante mettere in cantiere qualcosa che riesca a, come dire,
a organizzare e a dare una spinta ulteriore per poter andare avanti. Io volevo, avevo accennato prima Christian la problematica dei frutti di bosco sul, sul periodo. Io sarei interessato, noi siamo una piccolissima realtà, però lo facciamo da diversi anni, e c'è il periodo del lampone, c'è il periodo del mirtillo, c'è il periodo del ribes. Ecco, se ci fosse effettivamente a mettere, sarebbe una, magari anche un approfondimento su le varie tipologie magari di piante che possono invece svilupparsi nell'arco di tutta la stagione, cioè da giugno fino effettivamente a settembre. Questo per un problema appunto anche di allungamento proprio del periodo, perché altrimenti anche mettere in piedi una piccola rete di vendita, però se dopo è talmente concentrata in due o tre settimane, 20 giorni i lamponi, poi basta. Un mese di mirtillo. Il problema è problema varietà. Punto, cioè, quindi, cioè è possibile sicuramente giocare sulle varietà, è l'unica possibilità che si ha in azienda, no? Però sulle varietà è possibile giocare sui lamponi, per esempio utilizzando rifiorenti unifere, e rifiorenti di un certo tipo e unifere di un certo tipo che ti consentono dalla fine di maggio fino alla fine di ottobre di poter avere tutti i giorni lamponi, certo, più o meno, perché ovviamente hai dei buchi produttivi, ma che comunque ti fanno più o meno essere credibile come produttore di continuità. Sui mirtilli, perché ci sono varietà precoci, varietà medio precoci e fino a varietà tardive. Non sempre tutte le varietà, perché questo è il punto, non è una, cioè, come dire, non stiamo parlando di bulloni, no? Non sempre tutte le varietà si adattano a quel tipo di terreno, a quel tipo di microclima, e non sempre quelle varietà che in un posto rispondono in un certo modo, nel proprio terreno rispondono in un altro. Ora, è questo, diciamo, uno degli elementi interessanti, perché un vicino, magari anche solo di 2 chilometri, sulla stessa varietà ha una risposta completamente differente. E allora in questo senso qui la continuità produttiva può essere giocata non solo giocando sul discorso varietale, che facendo un'aggregazione viene messo immediatamente a tema quanto produciamo e quando, no? Il discorso è che si fa sperimentazione e assistenza tecnica, perché la verità è che laddove c'è un aggregato di aziende poi si muovono anche interessi un po' più istituzionali, e allora avere l'assistenza tecnica è più semplice, perché un'azienda che deve chiedere a un agronomo di venire a fare la consulenza da te e ti chiede 300 euro, 200 euro sono troppi, no? Non giustifica, e quindi non lo chiami, e magari hai solo una carenza sulla tua, sul tuo lamponetto, hai solo una carenza di boro, non lo sai. Dovresti mandare a fare le analisi del terreno, ma non hai tempo perché stai facendo altro, e tu dici ma che annata di merda. In realtà bastava fare una piccola integrazione ed era possibile tornare a ripristinare una produttività. Allora, è vero che un'azienda può giocare sul discorso varietale ottenendo un allungamento della fase produttiva e una continuità quotidiana di produzione. È vero anche che se questo viene ripetuto come metodo su più realtà, allora sei sicuro che non hai punti produttivi. Quindi è possibile. Ristretto, potrebbe evitare anche fare quelle. Sì, potrebbe aiutare, poi appunto sostanzialmente nel caso singolo poi diventa una, come diceva Stefano, un problema varietale, nel senso che a quel punto bisogna approfondire dai propri fornitori quali varietà hanno disponibili che producono poi o in modo più precoce, più tardivo, e organizzare l'evoluzione dell'impianto in quel senso lì. Poi dipende, comunque anche collegato all'uso, ovviamente chi vende il fresco normalmente ha interesse a ampliare il più possibile, se uno dovesse trasformare tutto gli interessa anche stringere, nel senso che dice così lavoro quel mese lì e ho finito, cioè dipende poi dalle esigenze, però di quello poi si tratta alla fine. Scusa, volevo chiedere una cosa che magari non è proprio, a parte che anche noi giusto con gli early e i late copriamo da giugno a settembre, praticamente fino alla settimana scorsa abbiamo un po'. Sono stati proposti, li ho anche visti, queste bacche qui, chiedevo se questi cogi qui malaiani eccetera eccetera, che davano la possibilità,
la fattispecie di, cioè di prorogare la raccolta fino a novembre addirittura. Chiedevo lumi, nel senso, è possibile che compatibilità con l'acidità ce n'è queste cose, se sono simili, non sapete. Ma io li lascerei in mano. Beh, è un gran bel posto di mano. No, il problema è che no, nel senso, ho banalizzato la risposta, ma perché penso che ci sia un lavoro da fare sicuramente in campo scientifico, ma come dire, il più grande lavoro scientifico si fa nell'esperienza quotidiana nelle aziende. Chi fa agricoltura biologica fa molta più sperimentazione. Sì. Allora, bravo sull'esperienza degli altri. Sì, il discorso è, può essere interessante, però va calato nella propria realtà e va capito, allora, e poi va fatto con metodo. Allora a questo punto uno che decide di un produttore da solo che decide di fare una cosa del genere, secondo me deve ben tener conto dei rischi in cui, no? Mentre un discreto che potrebbe, un distretto, un aggregato, una realtà aggregata di aziende che dice perché no? Vediamo. Allora piccole porzioni su più parti, su piccole porzioni di prodotti che possano valutare l'impatto che ha sul prodotto, sull'azienda, sulla vita delle persone, sulla vita lavorativa delle persone, che sia quello o qualsiasi altro ritrovato che da qui al 2090 potremo trovare, no? Però ha un impatto sulla singola azienda molto basso. Semplicemente penserei come possibilità ulteriore per ampliare la possibilità temporale di lavorare, visto che comunque non si vive di sola aria, cioè vuol dire io no, sono attento anche all'aspetto commerciale, perché a Milano, non so qui, da Lecco ancora non li trovo, ma a Milano sono presenti a 40-45 euro al chilo, si vendono, quindi cioè. Però, per non dico che è affascinante da quel punto di vista lì, però insomma, magari vale la pena di tenerlo in considerazione. Perché abbiamo anche dei terreni a 1500 metri e purtroppo abbiamo un fermo di produzione che va da ottobre praticamente fino a marzo. Noi siamo a 600 metri con i 4 ettari e poi abbiamo un piccolo terreno a 1500. Quindi abbiamo detto, vabbè, se noi a settembre comunque ci spostiamo e a raccogliere e montagna, cioè l'ambiente è quello giusto, non andrei a piantare, per dire lì in Brianza, 600 metri di altezza. Però avrei quei 2 mesi in più di reddito che fanno comodo. Che in coda alla stagione, a inizio stagione, diventano quelle più premianti da un punto di vista. Sì, sì. Però le tecniche di conservazione, che hai messo in lampone non sono molte, sul mirtillo qualcosa c'è. Il punto poi è la scelta che uno deve fare, per esempio le celle ad atmosfera controllata sono pratiche che si possono usare anche nel biologico, ma chi può permettersene una cosa del genere? A me se non concesso che decida di utilizzarle e che si decida che valga la pena, però il disciplinare biologico lo consente. Sul mirtillo ti sposta la shelf life di 3 mesi. Cambia un po' il criterio di vendita, no? Ora una cella di quel tipo con quei criteri di E è un investimento talmente importante per la singola azienda che non viene fatto. Può essere interessante per un aggregato che mette lì per esempio il 5% di quello che guadagna, decide di accantonarlo, l'1% per l'assistenza tecnica e il 4% per gli investimenti. La butto lì, no? E quindi uno vende quel che ha e poi una volta che si è strutturato può venderlo meglio e sicuramente può essere premiato. Però rispetto alla conservabilità, cioè il discorso di quella cella lì è sicuramente futuribile rispetto ai volumi, però ad esempio noi essichiamo un metodo di conservazione estremamente economico e che secondo me garantisce ancora più la qualità del prodotto anche dopo 6 mesi. Noi facciamo il muesli, facciamo l'essiccato per le tisane. Quindi si può allungare la vita anche in quel senso qui una volta trasformata. Chiaramente ti poni su una filiera di commercializzazione diversa, ovviamente, solo uno fa quel che può con quello che ha e sceglie, ovviamente. Che sul discorso del trasformato io credo che ci sia
che viene sempre visto come una forma di vabbè, adesso faccio marmellate, come per dire, siamo all'ultima spiaggia, no? E invece io credo che questa sia, no, normalmente quando parlo con i produttori mi dicono devo fare la seconda qualità, faccio marmellate, va bene un po', e invece questa sia molto interessante, perché la possibilità di avere una seconda qualità che non venderesti bene e di trasformarla ti dà continuità proprio sulle filiere di commercializzazione, perché laddove non sei più col fresco ci sei presente con il trasformato e non si dimenticano di te l'anno dopo. Bravo, no? Noi avevamo proprio quel problema lì. Poi si apre anche una nicchia per chi vende, una nicchia che è diversa, perché mentre il frutto fresco l'interlocutore naturale è la pasticceria piuttosto che entri nelle rosterie, quindi è lavorare, però poi se non so chi danno. Avete fatto sulla base di questo ragionamento una valutazione tra il prodotto fresco e il trasformato, cioè a livello anche economico, qual è la soglia, diciamo, di convenienza di vendere qual è il prodotto, anche invece di come si vede anche qui in questa occasione, anche magari prodotti basettati, trasformati, magari anche un valore aggiunto, cioè non una seconda scelta, quanto più, cioè c'è una valutazione anche lì proprio di. C'è l'esperienza dell'oggi sui trasformati, da un punto di vista economico se viene valorizzato nel modo giusto, sostanzialmente vendere trasformato e vendere il fresco al dettaglio più o meno si equivale, sì, no? Considerando i costi di ricarico. Oasi nel nostro caso specifico noi usiamo per valorizzare il prodotto che viene trasformato la stessa cifra che utilizziamo per la vendita all'ingrosso del prodotto fresco. Poi quello dipende da te, perché nel fare il prezzo della tua marmellata o del succo che farai decidi sul prezzo finale a che prezzo metti la tua materia prima, al di là del fatto che poi trasformi tu o puoi trasformare, no? Fuori. Quindi però diciamo è abbastanza coerente, puoi stare, se non allo stesso modo, puoi stare molto vicino al prezzo di vendita in linea di massima, può essere, puoi tenere un riferimento del genere. Io farei una proposta di mettere la prossima riunione sul tavolo dei prezzi, tipo, perché io quando vado in giro a vendere il mio fresco, alcuni mi dicono, ma la gelateria tanto e tanto, l'ho pagato la metà da un altro, biologico. Prima di tutto voglio vedere se l'altro è biologico, secondo in che confezione te l'ha dato, in quanto tempo te l'ha dato, cioè c'è in giro gente che butta i prezzi, siccome ne ha lì un sacco te li butta a terra e è la rovina, perché io ho scelto una certa metodologia, Ce n'è uno in particolare, che abbatte tutta la media. Cioè se mi arrivo, io vado con la mia confezione da 125, dove i lamponi sono lì, sì, perfetti, e lì il trasporto della cassa, frigo, una cosa e l'altra, e l'altro mi arriva con l'insalatiera con dentro 2 kg buttati da qualche maniera, c'è già qualche vermetto, ho capito che costa la metà della mia, ma c'è paragone. Quello bisognerebbe cercare di tenere un prezzo giusto, un euro in più, un euro in meno. Quella è una cosa che si può fare probabilmente proprio all'interno di un gruppo che vuole accordarsi, ovviamente non è che poi il gioco davvero non vale la candela per mille motivi, allora i tuoi interlocutori poi sono quelli, le tue gelaterie, il piccolo grossista e l'ortolano di turno abituato a comprare bio o non bio indipendentemente. Il prezzo chi lo fa lui, no? Sostanzialmente è questo. Quando tu però hai la possibilità di scegliere con chi lavorare, il prezzo lo fai tu, quello che dicevo prima. Quindi in questo senso se qua agisci nel comparto di chi eventualmente parla. Ma non solo del biologico, nel senso che avendo questo tipo di prodotto, con queste caratteristiche che sono di qualità, ma di qualità dal punto di vista organolettico, territoriale, di vendibilità anche come immagine evocativa del biologico, ma lavorato nella logica imprenditoriale di una filiera seria che fa le cose in un certo modo, allora il tuo interlocutore diventa anche, per esempio, il tuo grossista, no? Che tratta bio o non bio, ma che può vendere il bio, no? E che è interessato a un discorso di continuità. Molte
ormai adesso sta venendo la moda per molta GDO di fare il prodotto locale, no? Però il prodotto locale non entra là con le caratteristiche del piccolo, entra il prodotto locale con le caratteristiche di quel grande che ha fatto l'investimento, a meno che non sia un'aggregazione di piccoli che ragiona in termini di qualità territoriale, ma si propone anche come una realtà professionalizzata. Allora cambia, no? Tu puoi portare il prodotto, se scegli che quella è una filiera, perché tu puoi scegliere filiere differenti, puoi inserirti anche nella grande distribuzione del biologico. Io lo sconsiglierei, perché se c'è una grande distribuzione che va abbandonata è proprio quella del biologico. Però, così come è configurata oggi, nome, cognomi, persone che lo portano avanti, però quando uno va al supermercato, comunque sì, c'è scritto bio. Però nulla vieta un'esperienza, per esempio, che nella zona ci sia chi ti dà la possibilità di, alle tue condizioni, di proporti in un contesto del genere. È Satana, eh? E quindi per dire, perché cioè, se la realtà è quella di una promozione che poi dopo loro lo utilizzino strumentalmente come il fiore all'occhiello, perché hanno anche il biologico locale, però se è una possibilità di dare reddito agli agricoltori mantenendo certe caratteristiche di qualità produttiva e non facendo, come dire, non venendo a patti su parti, mediazioni e quant'altro, è una linea di commercializzazione tanto quanto. Limite temporale non è il solo problema dei piccoli gruppi, ecco, questo volevo dire, che poi bisogna fare anche i conti con queste realtà qui, che purtroppo assomigliano a tante altre, se si va fuori non c'è. In realtà c'è cioè una richiesta che vedo che continuamente mi viene fatta, ovviamente io non riesco, nonostante abbia una grossa produzione sia di lamponi che di mirtilli, a soddisfare, è per esempio quella delle mense, cioè si è aperta, io sono tartassata di società che partecipano a bandi per poter fare i pasti delle mense scolastiche, delle carceri, delle case degli anziani, perché adesso il punteggio per superare questo bando, diciamo, è proprio quello anche della quantità di prodotto biologico da chilometro zero che si riesce a garantire nei pasti. E quindi io mi sono messa anche un po' nel campo della verdura, faccio piccoli frutti, ho un po' di frutta, altra frutta, ovviamente ricevo telefonate, ma loro vogliono dei quantitativi enormi. L'idea del distretto potrebbe essere quella di, al di là delle scuole, che ovviamente come piccolo frutto non riusciremo a servire, perché ovviamente non è il periodo, però tutte le altre tipi di mense, per dire l'ospedale, che comunque funziona tutto l'anno, c'è la ricerca del mirtillo, fosse anche solo il mirtillo, perché noi abbiamo una grossa produzione più di mirtillo che di lamponi, però se facesse un distretto si riuscirebbe a entrare anche in quel canale, un canale biologico ricercato all'interno di comunque realtà che magari di biologico non ne sanno neanche niente, ma che in realtà ricevono biologico, mangiano biologico e poco a poco ci vengono pure a conoscere, cioè nel senso che... Quindi secondo me il distretto può funzionare in questo senso, cioè quando si trovano dei canali, come giustamente diceva la signora, dove o ti cercano il misto e tu non hai il misto ma è solo una cosa, e allora magari io potrei pensare magari di togliere qualche pianta di mirtillo, che ne ho anche fin troppe, e magari nel distretto so che comunque il mirtillo arriva, e magari incrementare la composizione di lamponi, che magari già per me è troppo poca, figuriamoci per un distretto che... Però almeno le mie forze vengono focalizzate da una parte sola, perché in questo momento, avendo preso io una scelta di vendere direttamente al cliente, anche perché mercati e cose sono un dispendio di energie e di tempo inimmaginabile, e sul biologico già la manodopera per mantenere soprattutto il lampone è enorme, cioè avendo io fatto questa scelta ovviamente come si può dire, mi tolgo anche dalle altre realtà, solo che devo essere sempre presente, cioè c'è un altro tipo di impegno che ovviamente mi viene richiesto, perché la gente mi cerca sempre in azienda, devo avere uno spazio, devo avere... Poi ovviamente il distretto ci volerebbe tutti, cioè da chi ha due file a chi ne ha 25, secondo me. Io...
sarò presente a novembre, sì. Aggiungo che comunque su questo filone, siccome la ristorazione collettiva è uno dei campi in cui oggi è più possibile introdurre il prodotto biologico, dai piccoli comuni alle grandi società, ahimè però anche avendo i quantitativi non si accede, perché il problema è come ti professionalizzi, perché gli standard sanitari dei prodotti e gli standard che l'azienda deve soddisfare sono tali che uno dice vabbè, era bella l'idea ma non lo faccio, no? Perché l'impegno che tu devi mettere in carte, scartoffie, documentazione e quant'altro, solo perché tu sei uno dei conferitori della società che poi venderà, deve ancora fare la gara, che deve, solo in fase di pre-assegnazione. Capite che invece avere un luogo dove tutte queste difficoltà vengono centralizzate e vengono ridistribuite a secondo delle competenze e vengono in qualche modo lavorate e elaborate assieme, allora uno dice non partecipo a Milano Ristorazione perché dove vado? È vero che loro fanno le scuole, ma loro seguono anche tanti, no? Però se c'è la società locale fa l'appalto con la casa anziani qui e mi assicura, che so io, 10 quintali? Bene, sono 10 quintali che là sono introdotti. Sì, no, d'accordo, io probabilmente riesco a trovarmi nel posto sbagliato sempre al momento sbagliato, perché io tutte le volte che ho avuto un'interlocuzione, una richiesta di queste cose qui, cioè mi danno le dita negli occhi. Ma una curiosità, lei quanto li vede? Io ti devo la gente. No, io non li vedo. Alle mense? No, no, li vedo. Ah, ecco perché le offrono 3-4 euro al chilo. Io non riesco a vedere, secondo, quando mi dicono i quantitativi, dico che non riesco a soddisfare. Sì, no, c'è un'azienda, facciamo nomi, eccetera, eccetera, a cui tanti o comunque molti si ispirano, sono food compreso col patrigino aziendale, mi hanno offerto 4 euro al chilo i mirtilli. Ma sulla testa te le do. Io non sono ristoranti e non neanche della No, ma il discorso che faccio è proprio questo, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione, perché il potere contrattuale. No, il potere contrattuale del singolo è quello lì. Cioè, loro pensano sempre che tu abbia bisogno di loro e quindi il tuo potere contrattuale è pari. Quello che quando esci dal discorso del ciclo così ti riesce difficile poi raccontare. Ti rispondo a te, io la marmellata la vendo a 10-12, no scusa, i mirtilli li vendo a 10-12 euro al chilo freschi. E la marmellata a 10 kg, non speculo né sullo zucchero né sulla confezione, però recupero i 10 euro al chilo di frutta fresca che è il binomio, però li vendo a 10-12 kg, non a 4. Infatti anche io ho eliminato tutti i canali che mi chiedevano meno di 8. Però se vai nelle mense quello di 8. Se me li chiedi più 40 kg. L'esperienza attuale non è questa. Vedete, sono io che parlo del discorso. Allora, sul frutto di bosco non c'è un'esperienza, diciamocela, no? Però l'esperienza sugli altri prodotti ci dice che laddove fai un lavoro di un certo tipo, no? Riesci a conferire, guarda, porto l'esempio classico, che adesso abbiamo chiuso con Milano Ristorazione per le arance. I produttori di arance che normalmente vendono dalla distribuzione biologica, con Milano Ristorazione spuntano quasi 10 centesimi a chilo in più. Perché quello che interessa non è solo il discorso del quantitativo di prodotto arance, ma nella gara d'appalto, nel bando, è premiante. E quindi avere certe garanzie, quindi il marchio garanzia AIAB e tutte queste che vanno dietro, garantisce che comunque tu ti puoi conferire. L'anno scorso abbiamo fatto una sperimentazione, abbiamo consegnato 14.000 kg a settimana, quindi voglio dire anche volumi di un certo tipo, e spuntando per i produttori 10 centesimi al chilo in più, che della vendibilità migliore biologica. Quindi non stiamo dicendo su quantitativi piccoli. Il consorzio del Sud Tirolo delle mele, che è il più grosso d'Europa, biologico, no? Sulla stessa filiera, spunta un 5-10% in più di quello che normalmente spunterebbe sui grossi network che acquistano. Che vuol dire intanto aver mantenuto su grossi quantitativi. Il punto è che poi un produttore sceglie quanto conferire in questa filiera, perché poi uno ha la sua rete commerciale, non è che deve rinunciarci, no? Uno dice ma io intanto vendo questo. Intanto vendo questo, mi avanza un 20% della produzione che avrei difficoltà a collocare e che venderei perché così quasi sotto prezzo. Ecco che potrebbe essere come dire, il proprio contributo a un'eventuale aggregazione. Tu quanto puoi mettere? Guarda, io posso mettere intanto, penso, mediamente quest'anno 5 quintali di mirtilli. Io ne posso mettere 7,
uno mette 3 quintali di lampone, si fa la somma e dice, beh, noi possiamo offrire quest'anno questo, no? E questa è la partenza, poi si vede su questa qui chi trovi, chi acquista il tuo prodotto o no. È quello un lavoro da fare, ovviamente, no? Che non ci, che la, come dire, il produttore sia l'ultima ruota del carro è di un'evidenza lapalissiana. Che se questo si gioca sui prezzi è di tutta evidenza. Io credo che ci sono gli strumenti culturali, tecnici e anche di mercato oggi per alzare la testa e sostanzialmente mandare a fare un culo, scusate il latinismo, no? È battaglia di sapere l'inno. Esatto, questo, però io penso che davvero oggi sia un momento in cui la produzione, il primario, possa riappropriarsi del proprio ruolo, e il biologico ci insegna questo, che abbiamo una potenzialità che va spiegata, raccontata e che va remunerata però. Perché se non c'è questo, ahimè, e quindi noi dobbiamo essere, come dire, chi propone un'eticità anche sul prezzo giusto, perché qui poi capita invece il risvolto che ci vedi delle cose fuori, cioè un mirtillo a 40 euro, no? Non si può fare. Io dico che un mirtillo a 40 euro in piena stagione, no? Non si può fare. Certo, se tu sei all'ultima produzione degli ultimi 4 kg e uno sceglie di comprare il mirtillo a inizio ottobre, vabbè, sa che spenderà di più, no? Però c'è, come dire, un'eticità anche, e quindi la ricerca del giusto prezzo, della, di un'equità, proprio nella relazione anche con chi questo prodotto poi lo consuma, lo acquista. Sì, perché poi oltretutto ci confrontiamo comunque con la grande distribuzione che su questo ha dei seri punti deboli, no? Perché in realtà vabbè, più o meno credo che sia successo che negli ultimi anni le confezioni sulla grande distribuzione 90% sono diventati tutti da 125 grammi senza modificare il prezzo, si può dire, e senza che manco la gente se ne sia accorta magari, a parte che effettivamente l'etichettatura è solo sull'etichetta del prezzo del cartello in fondo, cioè il peso, scusate, è solo proprio in fondo, eppure è così, cioè lo noti anche poco, la vaschetta si è un po' ridimensionata, quindi in realtà ecco lì non hai, anche se il consumatore dice osti, però te mi dai una vaschetta 2,50, io la pago 1,89, capito, ma guarda il peso, io te ne do 200 grammi o 250 e tu la stai prendendo a 1,89 la metà, quindi magari, cioè sono tutti discorsi appunto non così scontati, anche se sembrerebbero ovvi, e che alla fine in teoria noi cerchiamo di alimentare quello che ci sembra un po' in qualche modo un meccanismo più serio, anche più corretto, più serio. Va bene, io direi una cosa, se siete d'accordo, se potete prendere nota del nostro indirizzo email, che è iab.lombardia@iab.it, il numero di telefono 0267 100, sarà sul sito, c'è sul sito, ma io lo dico perché, come dicevo prima, noi facciamo un altro appuntamento a fine ottobre, primo novembre, perché vogliamo verificare, siccome abbiamo visto che la questione interessa e le ipotesi possono essere anche messe in cantiere, cioè mettere in cantierare qualcosa, vi chiediamo anche la prossima volta di essere presenti in modo tale che vediamo se possiamo concretizzare qualcosa. Io vi chiederei, siccome ci sono diverse aziende che producono prodotti piccoli frutti di bosco, se eventualmente posso allargare la voce, cioè far girare e circolare la voce, in modo tale che la prossima volta ci troviamo qualche giorno in più e vediamo se è possibile concretizzare qualcosa. Posso, scusate, fare l'ultima precisazione? Ecco, perché ci hanno detto che poi devono fare un'altra cosa. No, velocemente, il discorso di quale piante noi utilizziamo dentro il circuito. Ogni azienda le ha prese, penso, più o meno ovunque. Quindi lavoriamo materiale olandese, materiale che arriva dall'est, selezioni fatte da altre, ibridi di cui non si coglie assolutamente la natura, non c'è mai stato un passaggio, che poi è tutta la tematica invece delle sementi, che è parallela, sull'autonomia che un produttore agricolo, biologico o non biologico, dovrebbe avere rispetto al materiale vegetale che utilizza. No? Io credo che una delle grandi possibilità che apre questo è gestire, per esempio, quali cultivar si fanno, sperimentando, provando. Il materiale è possibile riprodurlo, ma certo che sì, è possibile fare le piantine, proprio la marza, la sì, ma non solo, anche dei mirtilli, no?
molti acquistano perché non hanno la pazienza, per esempio, di fare le talee e poter fare questo materiale. Ci sono in Lombardia dei centri di ricerca a cui ci si può appoggiare, che potrebbero essere insieme del fare motore di ricerca e sperimentazione. Su questi si possono attivare dei fondi, sull'assistenza tecnica si può attivare dei fondi, e quindi questo sarebbe un contesto favorevole. Lo dico perché la battaglia per gli agricoltori oggi passa dalle sementi. Oggi, se noi riusciamo come agricoltori a poter dire: questa semente è mia, l'ho autoprodotta o l'ha prodotta il mio vicino e me l'ha potuta vendere, perché è la grande battaglia che oggi non è possibile fare, noi ci riappropriamo della possibilità che ci sia un'agricoltura nostra nei prossimi anni. Quindi sul materiale vegetale penso che una riflessione vada fatta. Che la Monsanto mette le mani. Potete ripetere il numero? Allora 0267100659. La mail è aia.lombardia, ecco. Per cui ci teniamo in contatto tramite, se poi penso che abbiate tutti già ricevuto la prima comunicazione, ne riceverete una seconda, e fine ottobre, primi novembre facciamo un altro appuntamento, verifichiamo poi la fattibilità di una cosa del genere, ok? Grazie, grazie a voi. Grazie. Ti do, se vuoi. Allora, ci sono delle case più grandi.